Ok ragazzi, parliamo di dolcificanti, quindi dolcificanti pro e contro, quanto posso utilizzarne, che problemi danno, vanno bene? Di base. Allora facciamo i Mythbusters per un attimo, così per divertirci. Prendiamo dei miti sui dolcificanti e distruggiamoli, vediamo se sono veri o falsi. Primo mito, i dolcificanti aumentano la glicemia, quindi danno questo problema per cui possono comportare problematiche a livello insulina, glicemia, quella roba. Non l'ho mai capita sinceramente come cosa, perché la glicemia è il livello di glucosio nel sangue, i dolcificanti glucosio non sono, quindi non vedo come possano aumentare la glicemia, insomma. Non dovrebbero intervenire neanche sul glucagone, quindi un'immissione di glucosio dal fegato, dalle scorte epatiche, quindi sinceramente non lo so. Direi di sfatare questo mito, quindi mito falso. Mythbusters. Numero uno. Secondo mito, i dolcificanti intervengono aumentando l'insulina. Allora, da notare qua la coerenza col mito precedente, perché se l'insulina aumenta, la glicemia dovrebbe scendere, non dovrebbe aumentare, quindi... Vai. Aumentano l'insulina. Ecco, questo viene spiegato sulla base del sapore dolce che sentiamo. Ossia il cervello, sentendo il sapore dolce, va a dare un input a livello pancreatico, stimolando il rilascio di insulina, e quindi i livelli tendono ad alzarsi. Ora, tutto corretto, però bisogna ragionare da un punto di vista quantitativo. È vero che il cervello in primis interviene sul rilascio ormonale, in questi casi, per dare subito una risposta pronta del nostro organismo, istinto di sopravvivenza o qualcosa del genere. Però è anche vero che questa risposta è minima, nel senso che il cervello va a dare un piccolo input iniziale, che poi deve essere supportato ovviamente dal meccanismo di feedback, in questo caso di aumento della glicemia. Quindi in sostanza, se la glicemia non aumenta, è vero, il cervello va a dare questo input, però poi il corpo rilascia un minimo di insulina, ma la finisce il gioco. Quindi anche questo mito è falso, parzialmente falso, mettiamolo così. Terzo mito, le problematiche a livello intestinale. Ora, qua dipende dal tipo di dolcificante, ma facciamo un po' di tutta l'erba un fascio. Si dice che i dolcificanti tendono a creare problematiche a livello digestivo intestinale in generale. Questo è vero, può essere vero per soggetti predisposti, sensibili. Ossia abbiamo soggetti che tendono a rispondere male ai dolcificanti a livello intestinale, gli fa male, tendono a creare aria, e questo ha un effetto anche dose dipendente, nel senso che magari con dosi inferiori non succede niente, con dosi superiori iniziano ad avere problemi di genere. Quindi in questo caso, mito vero, ok, approved. Andiamo a vedere però che basta semplicemente regolarsi, nel senso, vediamo un attimo come ci gestiamo, vediamo un attimo a quali quantità di dolcificanti siamo più sensibili, proviamo diverse tipologie, insomma sperimentiamo, vediamo quello che funziona meglio su di noi. Personalmente, per esempio, un minimo di quantità di sucralosio non mi fa problemi, quindi da questo punto di vista sto tranquillo, prendo il mio bel sucralosio e sto sereno in generale. Peraltro non ha quel retrogusto del cavolo della stevia, che sembra che mangi liquirizia. Non hai provato il caffè con la stevia? Fa schifo. Ma in realtà le critiche principali che si fanno ai dolcificanti sono su due aspetti diversi. Il primo è il rapporto con problematiche di natura oncologica, ossia cancro. Sono state viste delle correlazioni da approfondire la cosa, perché non è se prendete un minimo dolcificante che viene il cancro, però tendenzialmente questo può essere un problema. Quindi evitiamo abusi di genere, eccetera. Seconda problematica che ha messo poi sulla forca, per esempio, l'aspartame, è la correlazione con problematiche di natura neurodegenerativa. Sono ovviamente evidenze di base, si deve approfondire la questione. Ad ora il sucralosio, per esempio, risulta piuttosto sicuro, quindi possiamo tranquillamente utilizzarlo in minime dosi, però evitiamo di abusare da questo punto di vista. Quindi non si sta parlando solo di ricomposizione corporea, questo è il succo. In sostanza cerchiamo di limitarlo, perché poi, come ha scritto Rudy Zerbi su Twitter, hanno fatto il latte senza lattosio, il caffè senza caffeina, i dolci senza zucchero, manca solo la settimana senza il lunedì.